In questo nostro cammino in discesa nella nostra anima, vi ricordo la frase chiave di questo nostro itinerario, direi spirituale, è questo, che la frase chiave è questa: per guadagnare Dio bisogna perdere tutto, il cammino dell'anima è in discesa. Bene, in questo nostro scendere dentro di noi, noi abbiamo un esempio certamente dei mistici, certamente dei santi, ma anche di persone normali, dei santi della porta accanto, i quali però riflettono e ci rimandano ad un solo modello, cioè Gesù. Qual è la strada che Gesù ha percorso? Qual è la strada che Gesù ci propone dopo averla vissuta e sperimentata lui come Dio e come uomo, se non quella della umiliazione, se non quella della discesa, se non quello dell'abbassamento, i teologi direbbero della kenosi. Un grande convertito da questo abbassamento di Dio nel figlio Gesù, Charles de Foucault, proprio meditando sullo scendere, sulla incarnazione di Gesù, scrive: per tutta la vita Gesù non ha fatto che scendere. E quali sono i momenti che noi possiamo trovare nel Vangelo in cui vediamo che Gesù, appunto, non fa altro che scendere? E Charles de Foucault questi momenti li elenca in quest'ordine. Scendere incarnandosi. Dio che si fa uomo. Scendere facendosi bambino, che è la situazione, la condizione di fragilità più fragile, umanamente parlando. Quindi scendere incarnandosi, scendere facendosi bambino, scendere per obbedienza. Gesù è stato in tutto obbediente al Padre. Ecco, la discesa di Gesù che si fa obbediente. Scendere facendosi povero. Gesù poteva tranquillamente scendere e scegliere una condizione da ricco, invece no. Si è fatto povero, è stato con i poveri e ha amato i poveri. Scendere facendosi abbandonato, perseguitato, torturato. Scendere mettendosi all'ultimo posto. Ecco la scala di discesa che ha compiuto Gesù e che noi, sul suo esempio, dovremmo anche noi fare. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.